Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo con un golosissimo tutorial. Infatti andiamo a riscoprire una meccanica che i più accaniti di voi conosceranno sicuramente e si ricorderanno da FIFA 18, ovvero il driven shot, il classico tiro rasoterra che era straforte soprattutto in quell'edizione di FIFA. Poi si è andato un po' perdendo, ma quest'anno è ritornato prepotentemente. E voi magari mi direte: ma te, ma sto driven shot quest'anno non lo possiamo fare, perché se facciamo L1 ed R1, L1 ed R2, quest'anno si attiva il power shot. Ebbene, avete ragione, ma se andiamo a fare un particolare tocco di tasto riusciamo a fare comunque il tiro a rasoterra, e vi assicuro che è tremendamente rotto. Quindi vi ho registrato tutta una serie di clip in maniera tale che vi faccio vedere da quale zona conviene secondo me fare questo tipo di tiro, perché fa fare ai portieri tutta una serie di animazioni che li fanno bucare. Eccoci in game e vedete che io qui mi ritrovo con Valverde sul vertice basso dell'area di rigore in diagonale e sto andando a puntare la porta. Arrivato in questa zona qua, che cosa mi verrebbe istintivamente di fare? Magari calciare con un bel timed verde per bucare il portiere, cercare di fare un tiro sull'angolo alto dove il portiere non può arrivare. Ma quante volte ci è capitato che magari andando a cercare un tiro alto lungo questa traiettoria, il portiere lanciandosi alla sua sinistra riuscirebbe tranquillamente ad intervenire, timed o non timed. Quindi che cosa andiamo a fare noi? Andiamo a eseguire da questa mattonella qui un driven shot. E come si fa quest'anno il driven shot? Nulla di più semplice, raga, vi basterà andare a caricare più o meno una barra, una tacchetta di potenza, e il risultato sarà il famoso driven shot. E guardate che risultato, perché io qui con Valverde vado a caricare una tacca, quindi la palla va rasoterra, radente, più o meno a mezza altezza, e il portiere fa questa animazione quasi a raggomitolarsi su se stesso e non riesce ad intervenire. In altre situazioni invece abbiamo visto dei miracoli assurdi su questo tipo di conclusioni. Ma vediamo un'altra situazione. Ancora una volta qui vedete che io mi ritrovo in diagonale con Mbappé, e addirittura qua quante volte andando a calciare, magari ad incrociare, vedete che qui c'è un angolo di tiro ridottissimo perché il portiere sta coprendo il suo palo, e per andare a calciare qua ci possiamo inventare ben poco, perché il portiere ha facilità di intervento alla sua sinistra. Ancora una volta ci viene in soccorso il driven shot, quindi andiamo a caricare più o meno una tacca di potenza, e guardate qua cosa va ad accadere con Mbappé. Un tiro che sembra completamente innocuo, perché cioè la palla rimane così radente, il portiere sembra pronto per intervenire. Io qua paradossalmente avrei potuto anche cercare magari un passaggio su Cristiano Ronaldo, anche se era difficile perché poteva arrivare l'autoblock di Sissoko. Ancora una volta la palla rimane rasoterra e Neto se la fa passare di sotto. Ve lo faccio rivedere da una situazione che sembra super gestibile. Guardate qui che gol che ci andiamo a inventare, perché il portiere praticamente non riesce mai ad intervenire. Vediamo ancora un'altra situazione. Ancora una volta scambio la palla qui con Valverde. Quante volte ci è capitato in una situazione del genere dove noi abbiamo l'illusione di avere tutto lo specchio libero, in questo caso per poter fare sia un tiro ad incrociare sia un tiro sul primo palo dove comunque il portiere è abbastanza ben posizionato. Alle volte vediamo dei miracoli pazzeschi, con il portiere che o si distende sulla sua destra oppure riesce ad allungarsi alla sua sinistra. Invece, ancora una volta, noi che andiamo a fare quando siamo più o meno nel range degli 11 metri, anche in posizione centrale? Andiamo a fare un tiro rasoterra e guardate qua il portiere che ancora una volta sviene, cioè non riesce proprio a fare l'animazione della parata, ve lo faccio vedere a velocità reale. Si sdraia Maignan e la palla finisce in rete. Andiamo ancora avanti perché di clip ve ne ho registrate tante per dare insomma continuità a quello che vi sto dicendo. Arriviamo qui ancora una volta con Ginola. Buono il numero. Ancora una volta qui è una situazione che, vedete, può sembrare abbastanza difficile da gestire per l'attaccante, perché non abbiamo né il tiro
qui sul primo palo, perché il portiere sta coprendo molto bene, e tante volte vediamo anche dei grandi salti del portiere per prendere il tiro alto sul secondo palo. Quindi cosa andiamo a fare? Posizione diagonale, andiamo a caricare ancora una volta più o meno un'attacca, Ginola calcia e ancora una volta l'animazione del portiere è quella di non riuscire ad intervenire su questo tipo di conclusione. Ve la faccio rivedere a velocità normale, ancora una volta. Stessa animazione, stesso risultato per noi. Ancora qui con Mbappé, dopo il doppio passo. Qui probabilmente potremmo anche fare tranquillamente un timed o un tiro normale, però per avere la certezza del gol, ancora una volta, quando siamo in questa posizione diagonale, andiamo a fare, ad incrociare un driven shot dove il portiere non riesce a intervenire al 100%. Difatti è quello che succede. La palla bacia il palo, ve lo faccio rivedere a velocità naturale, e abbiamo ancora una volta il risultato precedente con l'animazione da parte di Lloris, stavolta che non riesce a fare niente. Ancora una volta, qui posizione centrale, stavolta quindi zona Valverde, diciamo, anche in questo caso sembrerebbe una zolla nella quale poter calciare in vario modo, però siamo negli 11 metri, siamo all'altezza del dischetto di rigore, per massimizzare la nostra possibilità di andare a segnare, driven shot. Sul secondo palo il portiere rimane stavolta impietrito, senza la possibilità di intervenire. Ve lo faccio vedere a velocità normale, boom. Risultato facile facile. Ancora qui ci ritroviamo più o meno in posizione diagonale, stavolta con Cristiano Ronaldo, e aperta e chiusa parentesi, magari voi direte sì, ok, ma tu li fai con Ronaldo, Ginola, eccetera. No, per comodità vi ho registrato queste clip sull'account primario, ma sul secondario dove gioco con Muriel, Osimhen, eccetera, si fanno uguali, anzi meglio, perché con giocatori che magari non sono fortissimi, questo tipo di tiro vi permette di massimizzare la finalizzazione. Quindi Cristiano Ronaldo, ancora una volta, vedete, qui non siamo negli 11 metri, ma siamo comunque in una zolla diagonale per andare a segnare, driven shot con la palla che in questo caso si alza anche un pochino e manda ancora di più il portiere a prendere le quaglie, ve lo faccio vedere a velocità naturale, e andiamo a segnare. Facile facile, tra l'altro questo è nella stessa partita, l'avversario non l'avrà presa bene. Posizione ancora una volta, guardate qui, con Ginola. Questo next level, perché potete anche provare a farlo sul palo del portiere. Qui io ho completamente lo specchio chiuso, tra l'altro sempre stessa partita, quindi l'avversario qui avrà scoperto questa nuova meccanica. Sono chiuso, perché qua se faccio il tiro a giro il portiere me lo para, l'unica cosa che io posso provare è un tiro sul primo palo. Ma qualora dovessi alzare questa palla è facile che il portiere la vada a prendere, quindi cosa faccio? Tiro sul primo con il driven raso terra, visto che sono in posizione diagonale negli 11 metri, guardate qui cosa succede al portiere. Boom, paralizzato, ve lo faccio rivedere anche questo a velocità naturale con la start dell'avversario che sta per quittare. E andiamo a realizzare la terza rete con questa meccanica. Ancora una volta, qui faccio una skill, perdo palla, poi la recupero. Posizione diagonale, sembrerebbe una situazione così e così, perché il portiere sembra ben piazzato, il difensore potrebbe anche autobloccare, dream shot, avete visto come si va a inginocchiare, segniamo ancora una volta. Qui invece posizione centrale, abbiamo lo specchio scoperto, segneremo probabilmente anche con un tiro di potenza, ma per massimizzare le nostre possibilità, boom, dream shot, Maignan sviene praticamente e la buttiamo dentro. Raga, per questo tutorial è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, soprattutto se stavate già facendo questo tipo di tiro che sembrava sparito e invece si può tranquillamente fare anche su FIFA 23. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, vi lascio un salutone, un abbraccione, al prossimo video. Ciao ragazzi!